Mister, finora abbiamo detto di una categoria che non è da Teramo, né per il direttore sportivo d'Ercole, né per lei, né per magari molti giocatori, però è una sfida che il Teramo deve provare a vincere. Assolutamente sì, perché noi siamo il Teramo, ma al di là della categoria è vero che questa categoria non appartiene a questa società che è una gloriosa storia, però ci dobbiamo mettere le armi in pace perché adesso siamo in promozione e dobbiamo capire che adesso dobbiamo affrontare questo campionato, dobbiamo mettere da parte il passato e dobbiamo pensare al presente. È un presente duro, difficile, perché è normale che ci troveremo davanti tante difficoltà, però io penso che insieme all'aiuto di tutta la tifoseria, di questa grandissima società che ti dico, io li ho conosciuti un mese fa, e sono persone che veramente amano il Teramo, sono persone che ci tengono alla causa, perché io dal primo giorno mi sono fidato di loro. Normale, non mi nego, io ero venuto qui per un altro progetto, un progetto di Serie D, però la passione di queste persone mi hanno spinto anche a accettare questa categoria, che per me è una grandissima sfida, però ci chiamiamo sempre Teramo, ha detto bene il direttore, è una piazza importante, sappiamo, come l'ho detto prima, che troveremo grosse difficoltà, però se tutti quanti siamo uniti, secondo me queste difficoltà le supereremo e alla fine ci toglieremo grosse soddisfazioni. Adesso sarà dura, però piano piano la strada, invece di essere in salita, diventerà un po' più in discesa. Ma giocatori forti come Alfonso Pepe, Ivan Speranza, giocatori che è vero che possono fare la differenza, però devono calarsi subito nella categoria. Subito nella categoria. Io dico sempre che non vuol dire che ha giocato in Serie A, Serie B, vai a giocare in Serie C o in Serie D e fare la differenza. Mentalmente devi essere pronto perché è un altro tipo di calcio. E poi è normale, per quanto riguarda la rosa, adesso siamo pochi, penso che l'avete visto anche oggi, siamo pochi per essere il primo giorno, ma ci sta perché è una società che è stata costruita 2 giorni fa, e quindi noi dobbiamo cercare, normale, nel passare dei giorni arriveranno sempre più giocatori possibili, in tanti, vi dico la sincerità, vogliono venire a Teramo, però dobbiamo stare sereni e tranquilli, è vero che sappiamo che fra 2 massimo 3 settimane inizieremo il campionato, però è una bella sfida, è una bella sfida e speriamo di vincerla perché ci sono tutte le carte in regola per fare bene, dalla piazza in primis, dalla società e poi piano piano arriverà anche la squadra. Dobbiamo creare una nuova mentalità, una nuova voglia perché secondo me se tutti uniti, ma parlo tutti, parlo dai giocatori, società, tifosi, anche voi addetti stampa, siamo belli compatti, belli vicini perché sicuramente arriveranno dei momenti negativi, spero pochi, però se tutti quanti remiamo tutti dalla stessa parte ci possiamo togliere tutte belle soddisfazioni perché penso il Teramo non è di Marco Pomante, non è di Paolo D'Ercole, ma il Teramo è dei teramani ed è giusto che tutti quanti insieme usciamo da questa categoria.